importanti le presenze oggi qui al Teatro Rivoli per la presentazione delle liste a sostegno della sua candidatura. Vedremo in pratica la regione presente, ma non solo, anche il governo nazionale. Sì, sì, intanto buonasera a tutti, sicuramente è una grande giornata, vista la presenza numerosa di cittadini che sono venuti ad incontrarci questo pomeriggio, sia per ascoltare noi ma anche e soprattutto per vedere il governo regionale e i rappresentanti nazionali in questa sala a rendere concreto il programma che noi abbiamo messo come fondamento della nostra azione amministrativa futura. Senza ombra di dubbio il collegamento con il governo regionale è proprio il volano, il punto di forza, sarà il punto di forza della nostra azione amministrativa. Ciò non di meno anche noi in tutto quello che il comune può fare come competenze comunali saremo molto presenti, molto attivi, saremo protagonisti di questa azione amministrativa il 12 maggio. Perché Mazzara dovrebbe scegliere Benedetta Corrao? Tutto il centrodestra è con lei? Ma perché penso che sia l'unico progetto politico in grado di risolvere le problematiche dei cittadini mazzaresi. Oggi la novità positiva, o meglio l'elemento positivo, è la risposta dei cittadini. Chi oggi è qui non è per fare passare alla politica, sia gli esponenti del governo regionale, sia quelli del governo nazionale, o meglio del Parlamento nazionale, sono qui perché insieme a noi devono prendere gli impegni, perché noi ci candidiamo a governare la città e quindi ad amministrare la città e quindi a risolvere i problemi atavici di questa città. E non si può fare soltanto parlando, serve avere i giusti collegamenti. Oggi chi viene qua, oggi Forza Italia con lo Stato Maggiore praticamente del partito, con l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Marco Falcone, con Giorgio Mulè, tra l'altro nostro concittadino, con Ciccio Escoma, dobbiamo tutti insieme dire che Mazzara avrà un futuro radioso perché lo merita. Sono 15 anni che soffriamo maledettamente e abbiamo l'orgoglio e la libertà di dire che il 12 sarà una grande festa, sicuri che la componente politica ha scelto la persona idonea per poter fare innamorare i cittadini mazzaresi alla politica e alla nostra città. Quali potranno essere quindi questi progetti per il porto canale di Mazzara del Vallo, che qua se ne parla ormai da anni, che è un problema molto importante? Il porto canale rappresenta di fatto il più grande fallimento delle ultime amministrazioni, ma riguarda il fallimento di una classe politica che non è stata in grado di preservare il suo tesoro. Il porto canale è un volano di sviluppo se viene recuperato alla sua storia e se viene sviluppato come deve, cioè con progetti reali che hanno già il sostegno della giunta regionale e per quanto riguarda noi in Parlamento e anche in Europa. Con il presidente Tajani abbiamo parlato proprio delle potenzialità del porto canale per farne un gioiello di questa città, non più votato e vocato soltanto alla pesca ma al turismo, a chi vuole venire in queste città e trovare qualcosa di unico, di straordinario che soltanto a Mazzara del Vallo potrà trovare. Di cambiamento, guardi, si riempiono tutti la bocca. In realtà quello che io noto, e basta guardare le liste, è la facilità con la quale si cambia partito in questa città. Invece Benedetta rappresenta la coerenza, rappresenta l'immagine, l'anima di una città che sa guardare avanti, che vuole guardare avanti e che troverà nel Parlamento italiano, in quello europeo, tutte le ramificazioni per attuare il suo programma e per fare di questa città finalmente una città non più agganciata al passato ma che sa guardare al futuro. La presenza già in passato e anche oggi di rappresentanti della giunta regionale dimostra non soltanto una vicinanza fisica e politica ma una vicinanza legata ai programmi. Noi oggi presenteremo delle proposte di legge già depositate alla Camera dei Deputati che riguardano Mazzara, riguardano i cittadini di Mazzara, riguardano agevolazioni per chi viaggia in autobus, riguardano le ferrovie, riguardano il porto, riguardano il litorale, riguardano gli agricoltori. Stabiliamo un filo diretto che dimostreremo, per chi sarà oggi presente lo racconteremo, come questa giunta ha dei collegamenti che non sono soltanto di natura politica, nel senso che noi non facciamo un atto di presenza e spariamo, noi siamo presenti, ben piantati a Mazzara perché amiamo questa città e vogliamo che questa città abbia il riscatto che si merita. Oggi presenterete ufficialmente le liste a sostegno della Corrao, ma visto gli ospiti che ci saranno oggi, presenterete anche la vostra forza?
Certamente ribadisci un po' quello che io ho detto poco fa, il nostro è un progetto politico e questi ospiti, graditissimi ospiti che sono presenti questa sera, testimoniano proprio l'importanza e la credibilità di questa nostra azione politica. La presenza di assessori, di due assessori regionali, nonché dell'onorevole Mulè, che è un nostro concittadino e che ha fatto davvero una splendida carriera sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista politico, testimonia proprio che la politica c'è in questo progetto, c'è a sostegno di Benedetta Corrao, e quindi questa sarà una grossissima garanzia per la nostra città. Questa è una coalizione politica, non è una mera aggregazione di liste civiche, ma una vera coalizione che ha la possibilità di manifestare la sua trasparenza, nel senso che dietro ciascuno di noi c'è un partito politico. Hai detto bene che la nostra coalizione è quella che in questo momento governa la Regione Sicilia, quindi l'amministrazione del presidente Musumeci, che bene sta già operando a livello regionale. E questo non è un dato poco significativo, tutt'altro, perché significa avere un collegamento diretto con la regione. Mazara ha sofferto in questi anni di un certo isolamento sotto tutti i punti di vista e questo ha penalizzato fortemente la nostra città. Oggi Mazara è una città in declino sotto diversi profili e l'azione amministrativa che noi ci proponiamo è mirata proprio a risollevare le sorti di questa bellissima città che io amo davvero con tutto il mio cuore e per la quale mi sto spendendo ancora una volta, infatti sono candidata anche al Consiglio Comunale oltre che essere stata designata assessore, e spero davvero di poter avere un'azione forte in questo territorio, di poter portare avanti quelle che fino a questo momento sono state soltanto idee ma mai sono state messe in pratica in quanto sono stata per 10 anni all'opposizione dell'amministrazione locale. Accanto a noi la coordinatrice provinciale di Diventerà Bellissima Giulia Ferro, nonché assessore designato per il candidato sindaco Corrao. Come procede questa campagna elettorale? Oggi si presentano ufficialmente tutte le liste? Sì Piera, oggi si presentano ufficialmente le liste, siamo entrati nel vivo della campagna elettorale, ogni giorno incontriamo tantissime persone, tantissimi volti, è vero, c'è una città assolutamente sofferente che però ha voglia di riscatto, ha voglia di ritornare alla normalità e guarda il futuro con fiducia e con speranza. Il centrodestra è proprio sceso in campo unito e compatto, le forze sono l'UDC, Diventerà Bellissima e Forza Italia, e quindi assolutamente una coalizione che ha un forte collegamento con la regione Sicilia. E probabilmente, anzi quasi sicuramente, vi dirò che il nostro presidente Nello Musumeci scenderà a Mazara e sarà presente per darci assolutamente forza e sostegno.